Avevo 12 anni e la mia passione era andare dal parrucchiere. In un rione tranquillo della nostra città c'era un negozio che serviva soltanto la clientela maschile. Era il salone della bella Madame Schaffer, un'alsaziana opulenta. Di clienti ne aveva pochi, per cui non serviva prendere appuntamenti. Era senza marito e certo aveva molti amanti. A me piaceva andare da lei. Buongiorno. Come aprivo la porta, un odore speciale mi riempiva le narici. Come va? Un misto di lozioni, lacca, acqua di rose, shampoo. Odore di ebbrezza. Ma l'odore più straordinario era quello di lei, di Madame Schaffer. Era rossa e dal suo corpo si sprigionava un odore acuto, forte, che magari dava fastidio a qualche cliente, ma a me no, mi stordiva. Era come se tutto il suo corpo emanasse profumo d'amore. Ne ero incantato. Ma come? Vuoi tagliarli ancora? È mia madre, vuole che li tenga cortissimi. Il momento dello shampoo era già una delizia. Madame Schaffer china su di me, il suo petto che mi sfiorava il viso e quel suo odore di cui mi impregnavo tirando in silenzio lunghi fiati. A letto la sera la respiravo ancora, fremente per la voglia assurda di averla fra le mie braccia. E la scuola va bene? Sì. Sei sempre così bravo? Mm-hmm. Che fortuna. A me non piaceva la scuola, odiavo la severità. Su questa non hai finito le parole incrociate. Ah, sì, è vero. Le farò tra poco. Un giorno di giugno del 47, prima di partire per le vacanze, accadde una cosa il cui ricordo non mi avrebbe più abbandonato. Faceva un gran caldo e il suo odore era più penetrante. A me non sembra affatto difficile. La sera, ancora sconvolto dall'immagine appena intravista di quel seno pesante ma di una rotondità ideale, sedevo a tavola muto. Se tu sei stato attento, almeno sapresti di che cosa sto parlando. Non stai bene, Antoine? Sì, sì, però... Passi il pomeriggio a giocare, a fare le cose più scene. Ti vedo strano. E vuol dire che dopo cena riprendi... Antoine, tu cosa farai da grande? Un giorno sposerò una parrucchiera.